Buongiorno a tutti, voglio fare questo video di presentazione dato che quando volevo acquistare io questo gommone non ne ho trovati. Questo è uno Stilmar SM50, la targhetta, omologato per 10 persone, categoria B, SM50, 5,20 m, 5,17 m. Faccio vedere i gavoni, gavone per l'ancora, non so se si vede, sì, si vede, qui c'è il gavone serbatoio benzina da 50 litri, gavone che io uso per metterci le dotazioni, sempre con molla. Questo qui è un gavone sempre di stivaggio dove c'è la presa, diciamo, per riempire l'acqua della doccetta. Ci ho messo queste luci per la notte quando si va a pesca. Qui c'è il tappo dove si mette il piede per il tavolino. C'è il tavolino, si può mettere o il tavolino oppure altri due listelli qui che c'ho sempre, sempre in vetroresina, uguale al resto, e si unifica tutto il prendisole, diventa bello spazioso. Poi questa è la console, rimaniamo così, console stereo Bose. Io ci ho messo questa manetta qui che è più comoda, più alta. Abbiamo un altro gavone qui e un altro gavone qui dietro. Le due casse dello stereo. Qui c'è il gavone più grande, diciamo, dove ci passa tutti i tubi del motore, tubo benzina, c'è la pompa sentina. Gavone più grande. Scaletta, doccetta. E questo è il motore che ho sotto, 75 Mercury, due tempi, portato a 90 cavalli. E niente. Lì abbiamo gli attacchi. Tendalino. Ora vorrei farvi vedere come naviga, però ho un metro d'onda, 1,20 m forse, quindi non possiamo andare tanto spinti. Diciamo che dove ci troviamo ora siamo riparati, quindi per questo tratto posso dare. Sicuramente l'audio non si sentirà, cercherò di farvi vedere il tachimetro. Sia in miglia che in nudi, per il breve tratto che riesco a fare, però. Cerchiamo la velocità di planata. A 10 nodi siamo in planata. Ora continuo ad andare a questa velocità, poi giro e diamo manetta. C'è la capitaneria, quindi aspettiamo un po'.
servirebbero tre mani. Pensavo fosse un po' più semplice, ma in 150 metri non posso fare più. Ma comunque con carena pulita mi fa un 42 nodi con questo motore, consumo un litro a miglio più o meno, se si va molto spinti, altrimenti il consumo non è esagerato. E niente, grazie di aver visto questo video. Vi saluto con questa magnifica scia, al prossimo video.